Buonasera a tutti. Veramente ci vuole coraggio per stare stasera qua, con il freddo che fa. E tu no? Peggio per te. Siamo arrivati alla fine di questo percorso elettorale. Sta per calare il sipario. Tra poche ore il vostro voto spazzerà via, come il vento di stasera, quel poco che resta di un passato che tenta gli ultimi colpi di coda presentando candidati sindaci marionette. Noi abbiamo svolto una campagna elettorale pacata, agli insulti abbiamo risposto con i programmi, con le idee per far ripartire il nostro paese, la nostra Carovigno. Ci siamo impegnati per interventi immediati, per la sistemazione e la manutenzione delle vie, piazzi e spazi pubblici del centro, delle periferie e delle contrade, per l'istituzione di nuovi servizi e il miglioramento di quelli esistenti. Voglio dire qualcosa per quanto riguarda l'urbanistica. I nostri avversari hanno presentato proposte irrealizzabili e irrealistiche, per nulla coerenti con un'ordinata ed equilibrata visione del territorio. Da noi invece affermiamo con chiarezza la proposta di una nuova gestione urbanistica, meno invasiva, finalizzata a favorire il recupero, la manutenzione, la ristrutturazione dell'esistente e quindi la qualificazione dell'attuale patrimonio edilizio, rappresentato dal centro storico, come innanzi illustrato dall'amico Vito, dalla ripresa dell'attività agricola, dai beni culturali, dai servizi e dalle infrastrutture. Il nostro programma comunque non si ferma qua. In primo luogo il lavoro, come tema virale e obiettivo primario nel quadro di un rilancio turistico e produttivo del Paese, che tiene conto della necessità di puntare su una ricettività diffusa, agriturismo, strutture mini alberghiere, agricoltura di qualità, artigianato tipico e tradizionale, politiche ambientali, quali la raccolta differenziata e la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico di Carovigno. L'obiettivo deve essere quello di valorizzare le nostre risorse, le risorse economiche, culturali, ambientali, che rappresentano la nostra identità e come tali uniche, originali, non riproducibili, pertanto più competitive, investendo nella formazione, professionalità e innovazione. Un programma, il nostro, che punta sul territorio, visto come risorsa vitale di un equilibrato rapporto ambientale fra le esigenze dei singoli e quelli della collettività. Una breve riflessione me la dovete consentire. Agli avversari, un bonario suggerimento di finirla con le minacce e le ritorsioni contro i candidati. Per quanto a mia conoscenza, in qualche caso si sono concretizzate addirittura dei licenziamenti per persone che non condividevano oppure che appoggiavano altre liste, vale a dire le nostre liste. Inoltre consiglio loro di fare attenzione prima di divulgare false affermazioni che, se non provate, hanno rilevanza anche penale. Le conseguenze di tali comportamenti potrebbero andare oltre solo il semplice discorso politico. Sull'urbanistica e sul governo del territorio occorre definire regole precise, valide per tutti, norme che favoriscono la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione dell'esistente, venendo incontro alle esigenze, alle legittime esigenze dei residenti e di chi investe in attività produttive.
La nostra è una visione complessiva di sviluppo sostenibile, capace di rispondere alla necessità del presente senza compromettere quelle delle generazioni future. Il nostro è un programma che punta sul sociale, sui servizi alla persona, per garantire condizioni di vita dignitose, solidarietà ed accoglienza. Caro Vigno, ha uno scarso livello di assistenza. Il nostro impegno è quello di migliorarlo, in particolare per quanto riguarda il sostegno agli anziani, ai giovani disoccupati, alle famiglie in difficoltà, ai diversamente abili. Un ulteriore impegno è la continuità dell'assistenza domiciliare integrata, dei servizi scolastici e la realizzazione di un asilo nido. Per quanto riguarda le associazioni, è mia intenzione realizzare la casa delle associazioni. È mia intenzione attivarmi per quanto riguarda la realizzazione e la creazione della cittadella dello sport. È chiaro che il progetto è lungimirante, ci vuole tempo. Nel frattempo cercheremo di porre rimedio al campo sportivo realizzando un tappeto in erba sintetica. Tutto ciò lo dobbiamo fare col nostro impegno quotidiano, con la collaborazione e il proficuo rapporto con gli enti istituzionali, ma soprattutto con la partecipazione e i contributi di tutti voi. Non ci nascondiamo, le difficoltà sono tante e complesse, a partire dalle scarse risorse economiche che ci sono sul comune di Carovigno, dalla inadeguatezza delle strutture pubbliche, mezzi e personale, e da tante leggi farraginose e spesso causa di ritardi e di intralci burocratici. Noi guardiamo al futuro per costruire un grande progetto di crescita e di sviluppo di Carovigno e del suo territorio. Noi abbiamo sufficiente esperienza amministrativa, competenze e capacità autonoma di governo. Noi vogliamo unire senza discriminazione perché a tutti i cittadini siano riconosciuti i loro diritti e responsabilizzazione per quanto riguarda i loro doveri. Noi siamo diversi, non meritiamo vendette o rivalse, riproponendo conflitti e divisioni che hanno fatto tanto danno in questi ultimi anni al comune di Carovigno. Ai cittadini quindi chiediamo un voto libero e di verità per una scelta matura e consapevole, perché governare un comune non è come gestire un'impresa di ferri vecchi, ma è qualcosa di molto più serio e impegnativo, che coinvolge gli interessi di centinaia e centinaia di persone, di famiglie, e che richiede impegno, presenza e spirito di sacrificio quotidiano. In uno Stato civile la politica è a servizio della gente, non è il contrario. In questi anni abbiamo pagato tante tasse sulla casa, addizionale IRPEF, accisa sui carburanti più alti d'Italia, ticket sulle prestazioni sanitarie. In cambio abbiamo avuto depressione economica, diminuzione della qualità dei servizi erogati. I miei avversari io li conosco bene e posso dire che non sanno che cos'è la politica, la programmazione e la gestione. Noi metteremo insieme una squadra di esperti che sia in grado di intercettare tutti i finanziamenti provinciali, regionali, nazionali ed europei. Istituiremo un organismo all'interno del comune per aiutare gli agricoltori. Non possiamo continuare ad andare avanti così, solo e semplicemente con gli ulivi. Dobbiamo imparare a diversificare.
Dobbiamo rilanciare la nostra piazza e farla rifiorire di attività commerciali, con un decoro urbano coerente con la nostra storia, in modo che possa ridiventare il salotto della città. Amici, un ultimo appello: lavorate tutti, casa per casa, azienda per azienda, strada per strada, dialogando con i cittadini, per le proposte che noi presentiamo e per quello che siamo e per quello che vogliamo fare per il bene di Carovigno. È possibile conquistare nuovi e più vasti consensi per le nostre liste, per la nostra causa, che è la causa della pace, della libertà, del lavoro, della nostra Carovigno. Il mio motto è stare con la gente, fra la gente, per la gente, risolvere i problemi, ascoltare tutti, affiancare anche i più sfortunati nella loro vita giornaliera. È la missione della nostra coalizione, di tutti noi. I problemi non hanno colore politico. Voglio ricordare un'ultima cosa e chiudo. Vorrei ricordare a tutti che si vota solo e semplicemente domenica dalle 7 alle 23. Inoltre vi saranno consegnate due schede, quella per le comunali di colore azzurro. Comunicate ai vostri parenti, ai vostri amici e ai vostri conoscenti. Cercate di non farli sbagliare. Il 31 maggio vi chiedo di votare con il cuore e con la testa. Io sono a disposizione per la mia città. Votate i nostri giovani e sostenetemi per essere il vostro candidato sindaco. Vi abbraccio tutti quanti, grazie. Ringraziamo Marco Lotti per averci fatto sforare di 5-6 minuti, grazie. Buonasera, bentrovati. In più mi dicono che le persone a Carovigno hanno voglia, hanno necessità di sentir parlare di programmi. In queste settimane il candidato sindaco, noi candidati consiglieri, in questa piazza così gremita, nei comizi rionali, nelle case, quando incontriamo le persone, esponiamo qual è la nostra visione della città. Abbiamo parlato con loro, ci siamo confrontati, lo continuiamo a fare, ed emerge una chiara necessità, una necessità evidente. Carovigno vuole ritornare ad essere una città serena, una città tranquilla, una città sicura, perché senza sicurezza non c'è investimento pubblico-privato che insomma possa continuare a esistere. Non c'è sviluppo economico e sociale e soprattutto non c'è coesione sociale, quella coesione che permette poi e che favorisce la crescita culturale in ogni famiglia. Ma è vero anche un altro aspetto particolare di queste linee programmatiche che ogni coalizione sbandiera. In realtà io ritengo che bisogna soffermarsi anche su un altro punto. Bisogna soffermarsi sulle persone che poi questi programmi devono realizzare. Bisogna soffermarsi sulle capacità di queste persone e soprattutto sulla loro credibilità. Per questo, cari amici, io questa sera vi parlerò delle persone che devono realizzare questi programmi. Qualcuno ha voluto ridicolizzare, ha tentato in vari modi di ridicolizzare il nostro candidato sindaco Franco De Biasi, ma non ci sono riusciti. Credo sia superfluo ribadire cosa sia e cosa rappresenti Franco De Biasi per questa città. Lo sanno bene tutti e lo sanno bene soprattutto i nostri avversari. Lo sa bene Carmine Brandi, che per anni ha beneficiato di
stato. Stasera mi rivolgo a lui e comincio proprio da lui, da Carmine Brandi. Carmine, in un passaggio di queste sere, ha detto che lui non ha vissuto, non vive per la politica. Se questo è vero, io devo dire anche che Carmine Brandi vive con la politica. Carmine! Hai paventato una differenza tra me e te, individuandola nella tua formazione. Hai detto che vieni da molto lontano e che hai frequentato una scuola politica. Bene, Carmine, proprio per questo sei già vecchio! Sei vecchio! Ma, caro Carmine, mentre tu frequentavi la tua scuola politica, io frequentavo l'università. Io mi laureavo e mi mettevo in gioco. Tuo padre lavorava? Anche gli altri padri lavorano, Carmine. Non stanno certo con le mani in mano. Tuo padre lavorava e frequentava anche la politica, per cercare in qualche modo di collocare quel figlio che era già leader nei banchi di scuola. Il mio andava in campagna a lavorare perché non aveva la possibilità di avvicinarsi alla politica. Caro Carmine, in quella scuola politica, ti faccio una domanda adesso, in quella scuola politica non ti hanno magari spiegato che quella coalizione a cui appartenevi e nella quale hai amministrato per 10 anni facendo anche l'assessore, nel momento in cui ha deciso di andare a pescare una perfetta sconosciuta, Tonia Gentile, 18 mesi fa, una persona che non faceva politica, è una persona che non frequentava nessuna scuola prestigiosa di politica. Bene, Carmine, a quella scuola non ti hanno spiegato che nel momento in cui la tua coalizione si è rivolta a me per chiedermi la candidatura a sindaco, questo ha significato che quella coalizione in quel momento non aveva una persona pronta o degna di sostituire il suo leader? Eppure ci stavano tante persone col pedigree della politica, esperti di politica. C'era Semeraro, c'era Epifani, c'era Barella, c'eri tu, caro Carmine. Illuminaci, Carmine, spiegaci quali sono i motivi per cui 18 mesi fa è accaduto questo. E adesso un'altra domanda, caro Carmine. Se è vero che la squadra che perde si cambia, come vi ostinate a dire, è anche vero che la squadra che perde non si cambia mandando alla porta e mettendo la porta a una sola persona. Caro Carmine, la coalizione che ti accompagna è rimasta la stessa, ad eccezione di Franco De Biasi, il nostro candidato sindaco, che ha deciso di abbandonare quella nave, quel progetto, e di Tonia Gentile, che avete messo alla porta. Nel compenso però avete preso un campione della politica, un campione, colui che ha fatto parte dell'amministrazione uscente per 10 anni e che Carovigno aveva anche bocciato. Avete preso colui che durante la scorsa campagna elettorale ha avuto dei toni rabbiosi. Mai si è vista una campagna elettorale di tal genere a Carovigno, mai. Quella persona, da quel palco, non da questo palco, ma da quel palco, ha detto di voi di tutto e di più. Vi ha qualificato affaristi, ladri, incapaci. Caro Carmine, allora anche lui si scusò con Carovigno. Ora però è la vostra punta. Ora non avete nessuno che può parlare per voi, tranne lui. Non avete altri rappresentanti nella vostra coalizione.
Di colpo però quello che diceva di voi oggi lo dice di De Biasi e di tanti altri, e anche questa volta si scusa con la città. È proprio vero, come dice un mio caro amico, nel paese dei ciechi chi ha un occhio è re. Tu Carmine sei già stanco, sì sei già stanco, sai perché? Perché a furia di ripetere continuamente con la tua voce rabbiosa, rotta, col tuo volto rabbioso, a furia di ripetere continuamente che sei una persona onesta, che sei una persona umile, che decido io, che comando io, ci si stanca facilmente, Carmine. La verità, Carmine, è che siete solo degli incapaci. La vostra speranza si fonda su un convincimento, e adesso ti dico qual è, quello che mi ripeteva spesso il tuo leader. Sai cosa mi ripeteva Carmine? Diceva: Tonia, non ti preoccupare, oh, tanta di Gardignuli, soffessa, si scordano subito. Così mi diceva, caro Carmine. I carovignesi non dimenticano Carmine. Carmine, i carovignesi si ricorderanno questa volta. Sai dove? Nell'urna, quando andranno a votare. Vogliamo parlare della tua coalizione ora? Bene. Mettiamo a punto un altro gioco delle tre carte che ha fatto il tuo leader, costruendo una squadra, un partito veramente fantastico. Nella tua coalizione troviamo, da un lato, Forza Italia, all'interno della quale troviamo quelli che si sono definiti fittiani fino alla morte. Poi troviamo la lista Oltre, che è la nuova lista di Fitto, ma al cui interno non c'è un fittiano. E poi troviamo la chicca delle chicche, io con Salvini, un travestito politico che ha avuto sempre a che dire e denigrato i meridionali. Insomma, nella tua coalizione, Carmine, si sta ora con Schittulli, ora con la Poli. Perché? Perché così non si corre il rischio di rimanere a casa. Carmine, questa è la scuola da cui provieni, caro Carmine. Voi non sapete dove state andando e soprattutto, Carmine, non sapete dove volete andare, ma sapete una sola cosa: avete sete di potere. Ora mi rivolgo al candidato dell'onorevole Mele, Massimo Lanzillotti, il quale in un comizio di ieri sera ha avuto modo di fare delle precisazioni in merito alla sua appartenenza o meno ad un'associazione presente sul nostro territorio. Bene, lui ha avuto modo di dire che non fa parte del direttivo di nessuna associazione, non ha nessuna tessera, non ha svolto mai un ruolo all'interno di questa associazione, perché i ruoli non gli interessano. Bene, caro Massimo, io stasera non sarò io a smentirti questa sera, non lo faccio, non sconfesso questi assunti tuoi, perché sono fantasie. Io stasera sono qui a dirti solo una cosa. Ora capisco le motivazioni per cui quando abbiamo stilato l'atto costitutivo della nostra associazione e lo statuto, ti sei ben guardato dall'assumere ruoli in prima persona. Ora lo capiamo, perché hai permesso che questi ruoli fossero svolti invece da tua moglie. Massimo, non hai capito una cosa? Le persone possono cambiare idea, le persone possono prendere strade diverse, ma caro Massimo, non per questo debbono rinnegare ciò che hanno fatto, Massimo, perché questo dimostra soltanto una malafede di fondo, e soprattutto dimostrano dove sei capace di arrivare per il potere, Massimo. Questa cosa ha rivelato la persona che sei, ma non ti preoccupare,
Il tempo metterà tutto al suo posto. Ti sei chiesto come mai Idea Carovigno non è scesa in lista con una nella coalizione con una propria lista, non è scesa nella coalizione di Franco De Biasi con una propria lista? Detto fatto, Massimo, la risposta è pronta. Le persone come te e come il tuo amico imprenditore Leoci, che per 2 anni mi sono state vicino, non volevano altro che mandare a casa tutti i vecchi, tutti, Massimo. E voi vi siete consegnati a Mele, la persona che avete ritenuto sempre e soltanto il principale autore del fallimento politico della vita amministrativa di Carovigno. Bene, Massimo. Sempre a te voglio rivolgere un'altra domanda. Nei tuoi elenchi dei progetti innovativi per Carovigno non ho sentito parlare di ciò che attiene alla difesa del territorio, del nostro patrimonio, della nostra cultura. Non ho sentito neanche una parola su quella triste vicenda che è accaduta da circa 5-6 mesi. Neanche una parola. Il sindaco Mele, uscente, dimissionario, insieme all'amico apparentato Corrado Tarantino, volevano passare alla storia come coloro che hanno permesso l'apertura del depuratore. Purtroppo per loro passeranno alla storia come coloro che hanno svenduto la perla del nostro territorio al loro amico Vendola ed Epifani di Ostuni. Avevano una fretta incredibile. Hanno assicurato alla città che avrebbero sorvegliato sul rispetto della realizzazione delle trincee drenanti, quelle che a loro parere avrebbero tamponato il problema, sarebbe una soluzione alternativa. In realtà non solo i lavori non sono iniziati, ma i lavori slitteranno a dicembre. I lavori, cari cittadini, non saranno mai realizzati e loro saranno ritenuti responsabili del più grave scempio compiuti nell'oasi di Torre Guaceto. Vi assicuro che pagheremo un prezzo salato, sia in termini ambientali che in termini economici. E a questo proposito devo dire che neanche il candidato Carmine Brandi ha fatto alcun riferimento al problema di Torre Guaceto, né durante i 2 anni quando era sotto naftalina, né durante questa campagna elettorale. Sarebbe importante e interessante conoscere quale sia il suo pensiero a proposito. Lui ha sempre detto di aver dato delle spiegazioni al dottor Lanzillotti, degli appunti. Noi conosciamo bene e lo conosce anche... Ecco, la conosce anche la cittadinanza, qual è la posizione del dottore Lanzillotti in merito al depuratore. Ora mi avvio alla conclusione. Vi dico che non ci sono più dubbi. Da una parte abbiamo la controfigura dell'onorevole Mele, dall'altra parte abbiamo il vero vecchio, colui che si accompagna con tutta la classe amministrativa della gestione della campagna elettorale del 2013. Da questa parte invece abbiamo Franco De Biasi. Bene, ora potete anche fare quell'esercizio che vi ha consigliato il dottore Lanzillotti. Prendete 3 foto e mettetele vicine. Usciranno fuori 3 uomini diversissimi. Un uomo rabbioso, un figurante presuntuoso e un uomo sereno. A voi la scelta di individuare chi sia la persona serena degna di rappresentare il vostro paese. Grazie. Buonasera. Non so in pianura, ma qua in collina facciano freddo.
partendo dall'intervento di Tonia Gentile, che ha citato le tre chicche, ne manca una quarta. Il candidato Semeraro ha detto, che non sapeva se si doveva candidare, ma poi gliel'hanno chiesto. E per non sbagliare, si sono candidati in due, uno al comune e uno alla regione. Io non dovevo rispondere a delle accuse ingiustificate che mi erano state mosse nei comizi regionali e sulle piazze, l'ho fatto e ritengo chiusa definitivamente la questione personale. Mi mancava un addendum però, e ieri sera abbiamo avuto l'onore di ascoltare l'ex presidente del consorzio di gestione di Torre Guaceto. Che tramite altri candidati che sostengono il full leader Brandi, ci dissero che c'è stata una gestione poco trasparente a Torre Guaceto. Allora, non so se ci sono imprenditori edili qui presenti stasera. Edilget, fattura numero 12 del 24/10/2006, al consorzio di gestione di Torre Guaceto, via Sant'Anna 6 Carovigno, 28.000 euro, lavori effettuati al consorzio, per conto del consorzio. Edilget, fattura numero 2, 10/1/2007, altri 13.000 euro. Edilget, fattura 17 del 25/2/2007, 8.000 euro. Edilget, fattura numero 6 del 0, dello 03, dello 08/3/2007, 3.000 euro. Altri 5.000 euro della fattura del 22 febbraio 2007, altri 4.000 dell'8/2/2007, fattura numero 4, fattura numero 19 alla via Così, totale 100.000 euro. Chi è l'Edilget? Informatevi. Illo. Chi è Illo? Illo. Illo è contiguo, è contigua questa società all'ex presidente del consorzio di gestione di Torre Guaceto, Enzo Epifani. Chiaro? Depuratore, mettiamo anche qui le cose a posto. Lavori iniziati con l'amministrazione Scalera, continuati con l'amministrazione Perrino, speditamente andando avanti, amministrazione Lanzillotti e Zizza, interrogazioni verbali e scritte e interpellanze da parte di Vito Perrino, consigliere comunale di opposizione. Per favore, mi fate sapere se ci sono le quote dell'adduttore da Carovigno alla bufoleria, all'impianto di depurazione. Nessuna risposta, mai, mai. Quello è un progetto offerta, progetto esecutiva e offerta economica aggiudicata alla Passavant. Cos'è che non va dopo tanti anni? Non ci sono le quote, non ci sono le pendenze. Immaginate un vaso, un cesso, scusatemi il termine, che è posto due piani sotto casa
e quando tirate la catenella l'acqua rimane lì e non va nella fogna perché il tubo è sopra. Bisogna sbancare e scendere più giù per dare le quote. Cosa fa un sindaco e un'amministrazione? Non si collaudano le opere e l'hanno collaudate come se fossero funzionanti e si fa una richiesta di risarcimento in danno sciogliendo il contratto, e questo non è stato fatto. Per i tecnici di Carovigno, se ci sono presenti, sanno che si fa così. Il testo sui lavori pubblici è chiaro. Nel momento che si demanda tutto ad un collegio arbitrale, le parti rinunciano ad una giurisdizione penale o civile o amministrativa, e quindi c'è qualcosa sotto. A prescindere, caro Mele, se ha abbassato il costo dell'arbitrato o meno, è una rescissione del contratto in danno. Zizza, non mi schiate le carte, ogni cosa deve andare al suo posto. Comitato dei tecnici di Carovigno, sottopongono ai candidati sindaci una lettera aperta. Al punto B dice: razionalizzazione e tempo di apertura al pubblico degli uffici. Il candidato Massimo Lanzillotti ha detto pubblicamente nel comizio che se togliete questo punto io la firmo, perché vogliamo la legalità, vogliamo le porte aperte del comune. Massimo Lanzillotti, i tecnici non ti chiedono questo. Siccome De Biasi non è laureato alla Bocconi, e poi vi dirò di Monti, l'ha letto. I tecnici chiedono soltanto che, siccome ci sono 2 giorni gli uffici aperti al pubblico ed il pomeriggio, ed un pomeriggio soltanto, ogni volta che andavano al comune, come anche i cittadini, no, o c'era la guardia di finanza o i carabinieri o la forestale, e quindi questo bloccava sia i cittadini che i tecnici. Nelle risposte che nel confronto fra sindaci De Biasi non ha potuto dare, perché non sapeva che si poteva leggere, e quindi è venuto sguarnito e a memoria, no, nel dare quelle risposte. Questo va detto, perché no, non si deve leggere, vabbè, allora la cartella la rimaniamo a casa. E perciò mi avete messo un leggio ed essere detto io, no, è mancata, perché stava teso, disturbato anche dalla consorte del sindaco Brandi, che ogni volta, del candidato sindaco Brandi, che ogni volta, no, che Franco De Biasi interveniva, faceva mugugni con la compagna che aveva vicino, Mortizia, no? E quindi il nostro Franco sostanzialmente alzava il tono della voce per non essere disturbato da quei mugugni, e quindi la gente che non sapeva chi aveva davanti ha pensato che lui era un po' arrabbiato oppure sovravanzava, si imponeva con la voce. Questo va detto. Ma quando mai? Allora, in quella risposta Franco De Biasi diceva sostanzialmente 2 cose, una lettera aperta al comando dei carabinieri, alla guardia di finanza, alla forestale e alla procura,
se si poteva insieme concordare, perché le carte non vanno via, se devono prendere qualcosa, quando vogliono le prendono, no? Dei giorni in cui si mettevano a disposizione degli impiegati e loro potevano prendere tutte le carte che volevano. Questo era. Nessuno chiude la porta a nessuno. Quindi il concetto della legalità noi lo leghiamo con la funzionalità dell'ente. Andiamo avanti. Stasera andiamo a braccio e vi ringraziamo del vostro sacrificio, davvero, che fa un freddo. Quel porticciolo turistico non si realizzerà mai, ha detto ieri sera il candidato Mele. Legge regionale 10 aprile 2015, fresca fresca, come sta serata, numero 17. Articolo 5, pianificazione dei porti di interesse regionale, che sono i porti che pianifica la regione, attraverso un piano regolatore portuale regionale e poi, guarda guarda, piano regolatore portuale che prevede, può prevedere anche realizzazione di approdi turistici come definito all'articolo 2 lettera B eccetera eccetera del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997 509. Cosa dice questo decreto del Presidente della Repubblica del 97? Il presente regolamento disciplina il procedimento di approvazione dei relativi progetti, strutture dedicate alla nautica da diporto, porto turistico, ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare e allo scopo di servire unicamente o principalmente la nautica da diporto. B. Approdo turistico, punti di ormeggio. Quel porticciolo turistico, caro consigliere Mele, che non ti connetti mai, sei sempre sconnesso, si può fare. E perché si può fare? Perché ci sono le leggi, non che non si farà mai. E siccome noi non buttiamo via chi ha preceduto la nostra futura azione amministrativa, hanno dato l'incarico per il porticciolo turistico, noi lo realizzeremo. Non siamo adusi a dare altri incarichi per il piano regolatore, come hai fatto tu con il sindaco Angelo Lanzillotti, buttando alle ortiche l'incarico di Sforza e Pignatelli e dando incarico ad altri tecnici buttando denaro pubblico, vero Pinuccio Annicchiarico? Noi i soldi pagati con le imposte e le tasse che voi pagate al comune non li buttiamo al vento. Andiamo avanti. Andiamo alla legalità della candidata Teo. Noi nel nostro programma abbiamo citato la Costituzione italiana. La Costituzione italiana comprende la legalità, comprende il diritto al lavoro, comprende la tutela, comprende la sicurezza, non comprende la vostra latitanza quando a Carovigno sono succeduti fatti gravissimi ai danni di consiglieri comunali dell'attuale nuovo centrodestra. Siete dei pavidi! Volevo parlare di programmi. Stasera ce l'ho il tempo però. Quindi parleremo un po' di programmi. Abbiamo sentito parlare di centro storico più volte. In tanti anni non si è mai realizzato un centro storico vivibile, fruibile. C'è un punto critico riguardo al centro storico: la proprietà privata.
Io privato aspetto che qualcuno compri, cerco di massimizzare il mio bene e quindi se non c'è richiesta, no, rimane lì immobile, fermo, ingessato. Il centro storico, con tutte le sue casette e gli immobili, è di proprietà privata. Non decolla perché nessuno acquista ritenendo i prezzi troppo alti e quindi il bene rimane lì, rimane morto. Cosa fare per smuovere, per farlo tornare a vivere? Noi un'idea ce l'abbiamo e ve la espongo brevemente. Riteniamo che facendo sedere intorno a un tavolo gli imprenditori edili di Carovigno che soffrono la crisi in questo settore, sappiamo tutti quanto invenduto c'è, quante case in fitta si c'è, che si fittano ci sono, e quindi mettendo intorno a quel tavolo i proprietari, le imprese edili, i ristoratori. Se riusciamo in questo, andare a stilare una convenzione laddove le imprese edili locali di Carovigno si faranno carico della ristrutturazione degli immobili, potendoli adibire a seconda dei locali, monolocali, bilocali, compagni, eccetera, ad albergo diffuso. È giusto che loro rientrano delle loro spese sopportate e quindi i proprietari possono delegare a questo consorzio di imprese la gestione sino a quando non rientrano delle loro spese e rientrano dell'avviamento e di un margine di profitto. Solo così riusciamo a fare il centro storico, non ci sono altre strade. Ecco perché di questi tempi in cui la crisi economica è cogente si crea un circuito virtuoso che vede le imprese edili lavorare e investire, aspettare i ritorni, l'avviamento e poi alla scadenza di quelle che sono state le spese che sono rientrate riconsegnarlo ai privati che le possono fare ciò che credono o possono lasciarlo a questo consorzio di gestione. Quindi questo crea un meccanismo virtuoso per quanto riguarda le manutenzioni, le pulizie, l'alloggio, con un ufficio che possa garantire attraverso l'e-commerce, che più o meno tutti conosciamo di che cosa stiamo parlando, di cosa si tratta, e le agenzie di viaggio di Carovigno, destagionalizzare quindi il turismo e far rivivere il centro storico. Questa è la nostra idea in breve del centro storico, cose concrete. Lo facciamo ragionato stasera sui programmi. Andiamo a quella che è la situazione nazionale, perché mi devo ricollegare ad un concetto molto importante. È in atto oggi, e con l'amico il dottor Palmisano Antonio, che mi sono cresciuto, mi lega un'antica amicizia, l'altra sera scambiandoci alcune battute convenimmo su una cosa che molti di voi avranno già capito. Questo liberismo, turboliberismo sfrenato, che massimizza solo e soltanto i profitti delle elite finanziarie, quelle elite finanziarie, banche d'affari che emettono quei derivati a cui ha fatto riferimento ieri sera il candidato Lanzillotti. Stanno destrutturando gli stati, stanno smembrando le famiglie. Da Carovigno in 4 anni sono andati via 1200 persone. Questo deve essere chiaro a tutti. Significa che nel momento in cui ci si allontana dalla propria comunità si ha difficoltà anche ad integrarsi laddove si va, e quindi la famiglia comincia a barcollare perché si sta con il pensiero del proprio figlio, dei propri cari lontani da casa. Questo meccanismo non fa altro che arricchire chi già, far scivolare la classe medio borghese che ha creato l'industria, la piccola industria, la media impresa e la piccola impresa italiana verso la povertà, oberata di tasse. E quando i governi
arrivano ad una certa pressione fiscale. La curva di Laffer sicuramente il dottor Massimo Lanzillotti l'avrà studiata e sa di cosa sto parlando. Quando aumenta il picco di tassazione, arriva ad un punto morto, crolla l'introito dello Stato. Lo Stato, quando arriva ad un certo punto, se ne lava le mani, riduce i trasferimenti ai comuni e i comuni sono obbligati ad aumentare le tasse, e quindi aumenta la fiscalità locale, aumenta la vessazione. Questo è il professor Monti, Massimo Lanzillotti, un lobbista delle multinazionali, uno che fa parte della trilaterale del gruppo di Bilderberg, lo sai. Noi non abbiamo bisogno di un sindaco che venga da quella scuola, altrimenti ci metteremmo solo un ragioniere, un dottore commercialista. La politica è altro, non te la devi prendere, questa è la verità dei fatti, questo è il tuo professore. Il teorico dell'austerità espansiva. In economia esistono due scuole di pensiero: o una politica economica espansiva o una di austerità. Una si rimena a Keynes e l'altra a von Hayek, per chi l'ha studiata queste cose, per chi ha avuto modo di leggerle, no? Non esiste l'austerità espansiva, non esiste la vessazione, perché questo mira solo e soltanto a destrutturare gli stati. E in un'Unione Europea, laddove non ci sono le aree ottimali economiche che si equivalgono, chi è più industrializzato e avanti come la Germania la fa da padrone e impoverisce i paesi periferici. Questo è il professor Monti. La tua è stata una cattiva scuola, Massimo Lanzillotti, per favore lasciaci perdere queste cose qua. Ti faccio una preghiera: non cadere nella trappola di ritenerti l'unico onesto e competente. Quando affermi questo significa che i tuoi avversari possono essere disonesti e incompetenti, e questo è scorretto. Grazie. Una straordinaria opportunità per me stasera poter parlare della piazza del mio paese e introdurre il candidato sindaco Franco De Biasi. Sono candidata in questa coalizione perché mi sento protagonista di un progetto serio e partecipato. In Franco e nel nostro programma ho riconosciuto la mia idea di città. Per me, giovanissima candidata, è questo il modo giusto di fare politica, partendo da programmi concreti e impegnandosi a realizzarli. In particolare, qualora dovessi diventare consigliere comunale, vorrei contribuire allo sviluppo di progetti culturali che possano arricchire l'offerta complessiva di questa città. Il nostro è un progetto ambizioso, ma è possibile. Per me la cultura è un pilastro portante per la crescita di una comunità e io vorrei rappresentare le tante risorse giovani che stanno costruendo la propria formazione e che vogliono realizzarsi qui a Carovigno. Per fare questo però dobbiamo voltare pagina, dobbiamo lasciarci alle spalle il passato e ricostruire basi nuovi e ricostruire la classe dirigente di Carovigno. Io ho voluto raccogliere l'invito di Franco e di questo gruppo di validissime persone per portare Carovigno nella modernità. Con il vostro impegno tutto ciò sarà possibile. Allora vi chiedo, cari cittadini, di starci vicino. Domenica, con il vostro consenso, apriremo una nuova epoca per Carovigno con Franco De Biasi, sindaco della nostra città. Grazie.